Benvenuti amici svapatori, ma soprattutto amiche svapatrici dal vostro Emi. Oggi sono privo della papilla assoluta, come vedete, e quindi avevo bisogno di un aiutante per queste mie recensioni. E passava di qui, quindi ho detto la prima che passava l'avrei presa qui a fare questo video con me, e quindi puoi venire avanti. Mi ha portato qui. Lascio tutto questo pezzo, eh? No. Dicevo che mentre passavo li ho trovati per strada. Ho incontrato Ariane direttamente dalla Francia. Direttamente dalla Francia, però l'hai incontrata qui a Ferrara. Sì. Ah, ok. Vabbè. E non sono venuta in bicicletta questa volta, ma ho la macchina. Perché? Bene, allora insomma abbiamo con noi quest'oggi la nostra Vale Vapes. Ciao. Che ci ha portato quindi questi liquidi di Vape Flam, sono Vape prodotti Flam direttamente da loro, che sono dei distributori francesi. Questa volta non c'è neanche la gamba di Maro. No, è vero, c'è la tua, che sì, insomma, sì, è molto più piacevole per gli amici svapatori. Sì, quindi Vape Flam, questa linea di liquidi che si chiamano simpatici, gli High, direbbe. Molto simpatica, una linea molto simpatica, devo dire. E, e sono uno, sono due, tre liquidi. Sono un de tre, cioè, un de tre. Andetro. Salutiamo Ariane. Ciao. E dai. Bonjour. Bonjour. Spacco tutto oggi. No, non spacca niente, vale, per piacere. Ci serve oggi ancora possibilmente la postazione. Allora, questi liquidi della linea AI sono numerati 1, 2, 3 e sono due liquidi 70-30, okay, e un liquido 50-50. Allora, ci siamo attrezzati, infatti. Ci siamo attrezzati con le apposite box. Allora, il liquido, quello 50-50, che è il numero 1. Che è il liquido di cipolletta, che salutiamo. Ciao Giovanni. Sì, è vero, dopo diremo, non spoilerare. Comunque, è un tabacco, blonde tabacco viene definito. Sì, chiaro tabacco. Un tabacco chiaro. Tabacco chiaro. Virginia, Cavendish. Cioè, sì. Quindi non potente. Non... No. E poi vaniglia e sweet popcorn, quindi popcorn dolce, a quanto dicono. Quindi sarà caramellato o solo che c'è la vaniglia, quindi è dolce. Direi di andare ad assaggiare. Guarda. A te l'onore. È dolce. È dolce. E tostato. Io sento quello. Sì, si sente più che altro il tostato, un po' il dolcino. Ma andiamo al digito papillare, come dice la mia dolce tre quarti. Che salutiamo. Maro, che salutiamo. Salutare. È un po' amarognolo. Sì, è piccante, non piccante, come si dice quando ti pizzica la lingua, perché c'è del tabacco. Assolutamente sì, fa così. E poi è dolce. Sì, però c'è l'amarognolo del tostato, probabilmente. Che di razzina. Sembra, ricorda molto. Chi? Acetin di razzina. Al terzo, quarto tentativo ci sei riuscita. Bene, ma io direi di andare ad assaggiarlo. E infatti ci siamo attrezzati con un little bang da guancia, perché è un 50-50. Ho sopra una ultra nano, non è una nano, ma un ultra nano di Isaac, quindi di Brachius. Vado? Vai, a te l'onore. Io li avevo già assaggiati un po' di giorni prima rispetto a te. Sì, tu, perché hanno avuto un piccolo problema con le poste. Un piccolo disagio postale. Esatto. Bravo, mi piace il disagio postale. E, secondo me, se posso Vai. Dire... Dimmi cosa ne pensi. È buono, è come tabacco sintetico ovviamente. Io sono abituata agli organici, quindi... Faccio fatica a farmi piacere un sintetico, però comunque so che a tanta gente che li svapa è piaciuto.
Secondo me rende meglio in tech, cioè nel senso in tech da guancia, perché anche okay. in generale i tabacchi rendono meglio, però su questo si sente troppo il tostato e meno il quello che è la parte dolce, diciamo. Sì, perché dichiarano uno sweet popcorn, invece sì, sia secondo te che secondo me, però è molto dolce, sento, più la, sento più la parte tostata praticamente del, del popcorn. Come sì. dicevi tu prima, sembra un liquido con acetilpirazina, che insomma già sappiamo, chiedete alla cipolletta. E sì, dai, dico, non mi dispiace, la media. Sì. Ma passiamo al secondo. Al secondo, il numero 2, che è... Beh dai, guardate il colore, si vede subito. Riportano nella descrizione menta piperita, frutti rossi e un punto d'anice. Sì. Allora, io faccio la premessa, questo tipologia di liquidi so già che non mi piacerà rispetto, almeno se mi baso su Red Aster, perché fu sì. il primo liquido che comprai grazie a un gruppo di svapo su Facebook, che non ringrazio, e ho provato in tutte le edizioni, in tutti i sistemi, a parte buttare via gli atomizzatori, niente. L'abbiamo su un drop solo. Okay. E guardate come l'abbiamo appena caricato e già vabbè, a parte che vedete il colore è questo, quindi... sicuramente c'è del colorante. Andiamo giusto. Beh, direi che è quasi un l'odore si sente, cioè l'odore ricorda proprio quello, proprio quello. L'odore ricorda quello. Devo assaggiarlo? Sì. Però a disetto pupillare non è male. Sì. Si sente... rispetto a Red Aster, che io non spicca molto di più la parte mentolata. Però... e il frutto rosso è un po' più buono. Sì, esatto, quello che dicevo, che non è chimicone, nel senso di che sì, non hanno sì. usato degli aromi cattivi. Cioè, sì. si sente che comunque hanno usato una ricerca, c'è una ricerca dietro. Sono tutto. D'accordo. Questo intendo. Poi vabbè, sempre nei limiti, no? Vai, vai. Andiamo a provarlo. Pensavo peggio. Pensavo peggio, già una buona parte, un buon punto di partenza. Allora, se fosse estate, forse, perché dovevano arrivare, ma io ormai sono è fine ottobre, ancora un po'. Sappiamo tutte le tue vicende. Esatto. E l'avrei svapato, quasi. Beh... cioè, il single call non è così, no, non è male, non è male. E per dirlo anch'io, che io anche quello non mi faceva impazzire, diciamo così, diciamola così. Non è, cioè è molto mentolato, però non è quello sì. fastidioso, non è troppo invasivo. Cioè la parte del frutto rosso, che di solito è quella che picchia un po' di più come acidità, qua non è predominante l'acidulo. Sì. acidulo. Acidulo no, perché fa anche rima con qualcos'altro che è meglio no vabbè. Acidulo chiulo volevo evitare però. E no, ti dico, è nella sua tipologia comunque, che a me non fa impazzire, però non mi dispiace, dai. Certo, non è nella mia top 10 dei non è nella top 20, però esatto, però non sta nel suo, cioè. Sì, dai, ci sta. Direi di andare a provare subito il 3. Numero 3. Brava, perché dopo l'1 e il 2 viene il 3. Mi hanno insegnato a contare un po' di anni fa. Allora, il 3 che è? Che cacchio era questo? No! Non me lo ricordo. Il numero 3 è? Ah, banana, cereali. Aspetta, glielo rifaccio. Taglialo, Sì, vai tranquilla, la taglio, tranquilla. Dai, non ti preoccupare. Il 3 che è? Il terzo, sì, che è banana, cereali e miele. Ok. Oppure cereali, miele, banana, direi. E questo è interessante. Io do una piccola anteprima perché l'ho già assaggiato. Ci ha fatto le foto sexy al mare. Beh, group model.
A me l'olfatto piace, mi piace molto. Sì, Si questo. sente molto la parte del cereale, del miele, Esatto. e la La banana banana la senti di poco, più però all'olfatto, a me ricorda la caramellina, quella a forma di banana, zuccherina. sì. Però secondo me poi quando lo vai a svapare è come nella prova degustativa, lo senti alla fine, è più Sì, si predominante sente alla fine, diciamo che la parte predominante sono il il miele, cereale con cereale. miele. E Il poi si miel pops. sente un po' in retrogusto la banana. E questo è una bella cosa perché, come ben sapete, la banana nei liquidi piace come frutto, Sì. yogurt, tutto, si capta in qualsiasi maniera, ma nei liquidi diventa molto, Sì. Sì, molto pesante e la maggior parte delle volte molto chimica. e soprattutto mi stufa subito. Invece qua ti dirò che così, almeno a sentirla così, non mi dispiace. Allora, andiamo a drippare un Sarei su po' Umberto. su Umberto, ecco. Prego. Molto dolce. Sì. Molto all day, direi, a differenza di altri con la banana che invece mi piacevano magari tantissimo la prima svapata, poi dopo un po' devo cambiare. A parte il fatto che io cambio tantissimi liquidi durante la giornata, Sì, vabbè, perché quello mi è un... stancano tutti subito. Perché mi piacciono belli Belli intensi. intensi. Però la banana si sente solo alla fine, quasi pochissimo in realtà. Infatti a Se lo me... sai, lo senti, se non lo sai, quasi quasi Beh, ci fai allora... caso dopo. Cioè, il bello di questo liquido è che si sente molto, come dicevo prima, conferma anche lo svapo, praticamente la parte cerealosa e mielosa. Quindi è buono, dolce, non è troppo carico, ma neanche troppo blando, quindi secondo me è una No, giusta via di questo mezzo. è uscito benissimo, secondo me, è E bilanciato. la banana si sente in sottofondo. Si sente in sottofondo, rimane anche nell'aria, secondo me. Sì, nell'aria di più, però anche sulla lingua, se ci fai caso lo senti, ma proprio leggera. Buono. Sì, questo mi Sì. piace. Questo mi piace molto. Ma direi che Dobbiamo dare i voti? possiamo andare alla valutazione. Se devo fare una classifica, Vai. sicuramente questo è il Beh, una primo. classifica si può fare Classifica si può tranquillamente. fare. Secondo, l'aceto di pirazzina. E lascio Veramente. stare per ultimo, ma perché? Per il mio gusto personale. Però, come riuscita, devo dire che si sono impegnati. Si vede che c'è stato un lavoro di ricerca dietro. Sì, io sono d'accordo con te, nel senso mi piace, darei anche un 3 al 7 l'8, mi avvicinerei all'8 anche Bravo. con il numero 3, quello cereali, miele, banana. E guarda, quello che mi ha sorpreso un pochino, perché pensavo proprio non mi piacesse per quello che sono i miei gusti, è quello col tabacco, il popcorn, perché mi piace comunque la parte di tostato. Non è molto intenso come sapore, quindi non riesco a apprezzarlo a pieno, però mi piace molto la parte di Per quello dicevo, tostato. secondo me invece in un tank si scalda, capito, di più Sì. e allora lì forse riesci. Rende meglio. E invece, sì, dai, al terzo posto metterei l'altro perché non è proprio nelle mie corde, quindi menta, piperita, anice In e frutti automatico rossi, va al terzo posto. ovviamente. Però dai, insomma, in fin dei conti una linea Diciamo che se abbastanza dovessi dire, dare un voto, ad interessante. esempio, a questo, che a me non piacciono di solito le Red Star, io non lo metto neanche in una classifica, non gli do un voto, un inclassificabile, Niente. nonostante sia la roba più venduta, non so come sia possibile, questo già gli darei invece la più della sufficienza, perché Sì, comunque dai. come costruzione, poi il mio gusto personale. Sì. Beh, direi che abbiamo detto tutto per questa recensione. Come al solito, vi ricordiamo di Iscrivervi al iscrivervi al canale. canale YouTube della Papilla Assoluta e anche al canale di Vale Vapes. Se volete, no. Allo stesso tempo mettete un bel mi piace alla pagina Facebook Esattamente. di Gio Svapo e alla pagina Facebook della Papilla Assoluta. Seguite anche Vale anche su Facebook, dappertutto, Tanto Instagram. qua hanno già spento, no? Instagram anche sul nostro, tanto qua vabbè, non c'è più nessuno. E E iscrivetevi al gruppo La Papilla Assoluta iscrivetevi alla Crew, crew. che facciamo tutto tranne che svapare, ma E detto questo, direi che vi possiamo salutare. con vaporoso, ma soprattutto
Seconda. Vai, li possiamo saltare? Con un caloroso, ma soprattutto vaporoso abbraccio. Ciao. Dai, per una volta.